esecutivo in quale in pratica zona d'Italia sarebbe stato eletto, Eletto a sua a sua insaputa in sì, Abruzzo. certo. Passiamo alla domanda successiva. Famigerato Orazio Fergnani. Sembra giusto. Allora, voglio precisare che l'aspetto più importante detto da Romano poco fa, a proposito degli 85 miliardi di euro recuperabili degli interessi, eccetera, sono di fatto recuperabili da sempre, perché il trattato di Maastricht e poi tutte le successive altre, sottoscrizioni di trattati internazionali a partire dal 92, e mi faccio riferimento nello specifico al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, titolo 7, ottavo, politica economica comunitaria, articolo 121, comma secondo, che dice: le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta della liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca Centrale Europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati, che detto in parole povere, comunemente incomprensibili, significa che gli stati membri, a partire dal 2002, nel momento dell'ingresso nell'euro, possono, o attraverso la banca che già c'è, tipo per esempio la Cassa Depositi e Prestiti che esiste da sempre di fronte all'uso, possono benissimo farsi finanziare da questa evitando di pagare il differenziale fra lo 0,25 che è attualmente quello che dà la Banca Centrale Europea al 4, 5, 6, 7% che è quello che riconosce l'aggio che riconosce la Banca d'Italia. Quindi ecco, questo è per dire che noi nell'arco di 10 anni avremmo potuto recuperare tra gli 800 e i 1000 miliardi di euro, per cui avere più o meno, anche molto meno, della metà del debito attuale per gli interessi sugli interessi. Questa cosa qui noi l'abbiamo denunciata, noi a Milano l'abbiamo denunciata la settimana passata, 10 giorni fa, e la settimana prossima andremo davanti alla Corte dei Conti per parlare col Procuratore Generale. E dargli la sua mancanza di lungimiranza e di perseveranza e di concretezza nell'esame dei problemi dello Stato italiano nei confronti dei debitori e viceversa, della sostenibilità o meno di alcune operazioni che andava fatto 10 anni fa. La cosa che è emersa qui, e questo è un capitolo sicuramente di precisazione, la cosa invece importante che è emersa qui e che deve essere rilevata in maniera fondamentale è che nel corso di questi ultimi 30-40 anni, ma a partire dal 1943, come diceva Giorgio prima, c'è stata una conquista allo Stato italiano in particolare, ma nel corso dei decenni alla conquista delle proprietà degli Stati mondiali. Tutto nasce da una storia molto antica, non entriamo nel dettaglio, se no saremo qui delle ore. Quello che è importante di Sì, sapere però è che il sintetizziamo il più villaggio possibile. globale di cui si parla da qualche decennio è una intenzionalità ben precisa. Cioè qui noi abbiamo denunciato per esempio una mancanza di solerzia da parte della Corte dei Conti che avrebbe dovuto rilevare che lo Stato italiano, quindi i beni del demanio pubblico, a partire dai beni demaniali militari, a partire poi dai beni lacuali, delle spiagge, delle isole e quant'altro, sono stati defraudati e depredati appunto attraverso vari sistemi, non sto qui a elencarli tutti perché sarebbe anche questo troppo lungo, ma nel corso di questi anni, e noi siamo qui apposta, oramai appare chiaro che quello che è, una impressione generale invece è una intenzionalità di fatto, cioè ci vogliono sottrarre il possesso, cioè quello che era il diritto romano fondato 2500 anni fa. Oggi non è più riconosciuto, la proprietà non è più riconosciuta a favore dei cosiddetti trust inglesi, dove non esiste più un proprietario, non esiste più una responsabilità, non esiste più un dovere, ma soltanto uno schiavo. Ho finito. Chi vuole rispondere? Io, forse faccio vedere tanto un'altra domanda. Io Certo, da sì. brava persona che unisce mi sono voluta aiutare perché l'argomento non è simile, però allora, dato che io sono qui per un appuntamento per parlare
parlare con l'avvocato romano e quindi non ho seguito. Però devo dire che ho seguito le domande e non mi sta bene che si dica che si recupera dopo tanti anni, perché non mi sta bene che si parli di moneta sovrana ma non